fascista, ti apre il passaggio, il partigiano fermarti saprà. Ciao Eli, buongiorno signora, come stai? Ciao, grazie. Va bene? Lo sai. E noi oggi, 24 aprile 2023, sotto questa lapide, vogliamo rendere omaggio a tutte le donne italiane che presero parte alla Resistenza e contribuirono alla liberazione del paese dal nazifascismo, a quelle che non esitarono a svolgere incarichi pericolosi e a mettere a repentaglio la propria stessa vita. Per troppo tempo sono state dimenticate, per troppo tempo non sono stati riconosciuti il loro valore e l'importanza delle azioni che hanno compiute. A tutte loro rivolgiamo il nostro grazie più sentito. Benissimo. Iole Mancini, Luciana Romoli e Laura Boldrini. Sono rose e fioriranno, dice l'Ampi. La staffetta è la ragazza che mantiene i collegamenti tra il Comitato di Liberazione Nazionale e le brigate. Dove stanno le brigate? In città, in campagna, nei villaggi, fino in montagna. Senza la staffetta, le direttive del Comitato di Liberazione Nazionale resterebbero lettera morta e non potrebbero raggiungere i centinaia e centinaia di combattenti. La staffetta ad ogni viaggio rischia di essere presa, di essere torturata e violentata. Ma questo non ha impedito alle staffette di fare il loro dovere fino alla fine, fino a quando non è finita la guerra.